Tears for Fears con Shout alle 8:11 minuti. Questo era il Crystal History delle 8, appunto. E quindi bentornati su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano. Continuiamo a parlare di musica, non l'ascoltiamo solo, ma parliamo anche quest'oggi di musica, di uno spettacolo che andrà in scena il 3 di aprile al Lirico, dal titolo che non poteva essere più eloquente. Parliamo di Beatles Story, che è anche il nome di coloro che saliranno sul palco per farci raccontare appunto questa storia musicale che in tanti amiamo. E abbiamo in collegamento con noi Patrizio Angeletti. Buongiorno Patrizio. Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. E allora Patrizio, di che cosa stiamo parlando? Che cosa succederà il 3 d'aprile al Teatro Lirico? Cos'è questa Beatles Story? Beatles Story è un viaggio multimediale che va, diciamo, dall'inizio della nascita della band dei Beatles, dal 62 quindi fino al 70, attraverso, diciamo, un viaggio, ecco, sensoriale, culturale, musicale, visivo, che abbraccia un pochettino tutti quanti, diciamo, quelli che sono gli album più importanti che sono stati pubblicati dalla band, e quindi dalla Beatlemania, passando per lo Shea Stadium, passando per Sgt. Pepper e tutta quanta la parte più psichedelica della band, fino alla parte quella sessantottina del White Album, ad Abbey Road, all'ADB, e quindi al finale, diciamo, al 70, quando poi la band si scioglie. Quindi è uno spettacolo che tratta sia la parte, diciamo, concertistica dei Beatles che hanno fatto live dal 62 al 66, sia la parte, diciamo, ancora più speciale, quella lì degli album, perché i Beatles hanno smesso, insomma, di esibirsi live nel 66, quindi andiamo anche ad esibire live quegli album, quelle canzoni che i Beatles hanno soltanto registrato, mai eseguito. Quindi è uno spettacolo, insomma, particolare per tanti motivi. La cosa interessante, appunto, è che non è un concerto, cioè non stiamo andando a vedere un concerto, non è solo quello, non è solo però neanche uno spettacolo, non sarà un monologo dove raccontate tutto quello che avviene dietro le scene che nessuno sapeva, cioè è tutto un quarto, veramente cioè mi viene in mente veramente la copertina di Sgt. Pepper, no? Sì, a me piace pensare che sia uno spettacolo che è a cavallo tra un concerto ed un musical, mm-hmm. Quindi è da una parte, diciamo, sicuramente è un concerto perché è suonato, quindi, e noi lo suoniamo con, mi sembra, 40 pezzi, wow. In poco più di 2 ore eseguiamo 40 pezzi, ma c'è anche tanta parte scenica, per questo parlo del musical, c'è delle parti recitate tra un pezzo e l'altro, perché noi andiamo ad eseguire, diciamo, andiamo a performare in lingua, okay. Quindi in inglese, riproducendo un pochettino quelli che sono i suoni e quelle che sono le battute, lo stile dei Beatles, non uscendo mai, insomma, da quello che è il personaggio, no? Che andiamo a rappresentare, quindi dobbiamo rappresentare, ma è anche, insomma, come dicevo prima, uno spettacolo visivo, perché andiamo, insomma, ad eseguire vari cambi di scena, interpretando le varie epoche, perché, insomma, gli anni 60 sono ricchi di tanti elementi culturali differenti, e quindi ci andiamo a vestire, andiamo a vestire, diciamo, costumi particolari, 5-6 diversi costumi con diverse anche scenografie, diversi, un supporto audio e video importante mentre suoniamo, e anche quando parliamo, quando usciamo di scena, no, per andarci a cambiare. Insomma, è un viaggio un po' molto rock, molto pop, ma anche in parte mistico, no? È un po' lo spettacolo che non avete mai visto dei Beatles. Ottimo, sì, no, appunto, è un Magical Mystery Tour, sì. Citando un'altra canzone dei Beatles. La cosa che è passata così, magari mentre raccontavi, ma che nessuno, cioè che spesso ci dimentichiamo, è che parliamo di un gruppo che, come dicevi ad esempio, in 4 anni ha fatto tutto, perché poi dopo hanno smesso di fare live, ad esempio. Cioè, sì. In 4 anni hanno veramente rivoluzionato il mondo della musica, e quello che mi fa piacere è vedere un volto giovane come il tuo che, insomma, va a raccontare una storia, perché io devo dirti la verità, quando abbiamo visto arrivare il comunicato stampa e cose, inizialmente ho detto, vabbè, sarà l'ennesima roba dove tutti quelli delusi dal 68 si ritroveranno a fare analisi di gruppo dicendo si stava meglio quando si stava peggio, si metteranno a darsi le pacche sulla spalla, e saluto intanto tutti quelli che mi ascoltano, che sono tutti così, no scherzo, un saluto ai miei ascoltatori, infatti sono contento di raccontare questa roba perché so che tutta quella parte verrà comunque, ce la troveremo lì, ma è bello invece vedere che, insomma, un volto giovane, come sei arrivato appunto a questo?
questo percorso. Poi tu suoni anche appunto sul palco e sei uno strumentista anche, quindi, ma come sei arrivato però a voler raccontare appunto i Beatles e non magari altre cose che erano più affini magari appunto alla tua generazione? Certo, ma che dire, per me personalmente, ma anche per gli altri ragazzi, sì, posso parlare insomma a nome di tutti quanti, i Beatles sono insomma la nostra band preferita e quindi questo qui lo rende un piacere sempre, stare sul palco e lavorare anche duro, insomma, in tanti momenti diversi dell'anno. Deciso insieme a Roberto Angelelli, che è il mio partner in crime di questo spettacolo, Voi abbiamo siete deciso, insomma, Angelelli e Angeletti, cioè avete detto apposta, nel senso, non diciamo avete, così, ok, no, no, giusto. come potrete insomma sentire dalla pronuncia, veniamo dal centro, da Roma e dintorni, insomma, Ok. e quindi sì, i cognomi sono molto simili. Diciamo che sì, abbiamo pensato ai Beatles perché è uno spettacolo, diciamo, i Beatles sono la nostra band preferita, siamo proprio appassionati, noi ascoltiamo Beatles anche quando non li suoniamo, siamo proprio dei fanatici, quindi insomma anche chi viene a vedere lo spettacolo posso assicurare insomma lo spettatore che vedrà uno spettacolo molto affine, cioè molto diciamo dedicato ai Beatles, non è una un, non vedrete siparietti particolari o cose insomma molto commerciali o pop, è proprio qualcosa di molto specifico Però sui Beatles. Patrizio, per arrivare a questo immagino anche un grandissimo lavoro di ricerca e di studio proprio dei Beatles, non solo appunto di quello che era magari le cronache rosa, le solite storie che sappiamo tutti, no? Sì, no, per quello dicevo è tanto lavoro, perché insieme a Robby abbiamo insomma cercato le persone giuste che potessero essere affini a vari ruoli, no? Io interpreto, oltre ad essere uno degli organizzatori dell'evento, del tour, sono anche un performer sul palco, interpreto John Lennon sul Ok. palco, ma ognuno di noi è stato scelto per delle particolari caratteristiche, diciamo, di suono, di atteggiamento, di appeal, no? Che abbiamo sul palco per interpretare i diversi personaggi. Quindi è stato un lavoro di ricerca lungo, un lavoro anche di affinamento, insomma, perché poi sul palco i Beatles molto spesso sono visti come una band che sono un po' così semplice da suonare, Sì. perché gli anni 60, insomma, sono fatti di musica pop, realmente semplice da eseguire. In realtà non è così. I Beatles, posso assicurarvi che i Beatles sono una delle band, se non la band più complicata in assoluto da riprodurre live, perché loro, come dicono loro, erano una piccola grande band. E quindi eseguire, avere quel tipo di sound, ovviamente noi siamo aiutati anche dal nostro fonico Nicola, ma anche da tutti quanti gli altri tecnici, Francesco, Frank, Tony, che ci aiutano nel riprodurre perché ci passano le chitarre giuste, ci aiutano con il suono, con il reverbero, con le cose, no, che richiamano Eh anche sì, quel no, poi sound. Patrizio, ricordiamo che questo appunto che dicevi, musiche che non sono nate per essere fatte live, perché dal 60, dicevi, dal 62, no, dal 66, dicevi, dal 66 in poi appunto non si scrivono più e anzi lo sappiamo benissimo, a quel punto si sbizzarriscono, doppie incisioni, sovraincisioni, cioè cose che Assolutamente. live è praticamente impossibile all'epoca fare, adesso magari con la tecnologia un po' si riesce, però insomma, Beh, no, è tosta, posso assicurarti che è tosta anche immagino. adesso che noi facciamo, anche con l'aiuto un pochettino della tecnologia, comunque è molto complicato. Infatti noi abbiamo deciso di dividere lo spettacolo in due parti. Il primo tempo, di circa un'ora, è dedicato alla parte concertistica live dei Beatles, quindi partiamo dal Cavern Club, da quando loro hanno cominciato, proprio agli super inizi degli anni 60, con i loro primi pezzi beat, I Saw Her Standing There, Please Please Me, e poi dopo con Beatlemania, I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Hardest Night, Help, fino ad andare insomma ecco alla parte dello Shea Stadium. Loro, i Beatles, non so, molti magari non sanno, ma i Beatles sono la prima band ad essersi esibita in uno stadio. Ah. E lo hanno fatto nel 65, tantissimi anni fa, 60 anni fa quasi, 59, e insomma, e quindi la prima parte riguarda tutta la parte live. C'è una pausa di un quarto d'ora e poi, quando si riprende lo spettacolo, noi ci dedichiamo a tutti gli album che i Beatles non hanno mai eseguito live, eccetto Ok. per quella mezz'ora in cui nel 69 suonarono sul tetto di Abbey Road, il famoso tetto degli studios di Abbey Road. Ma ecco, tutta quella parte là invece è dedicata, e quindi per questo lo spettacolo dei Beatles che non avete mai visto, perché vedrete live musica che i Beatles non hanno mai veramente eseguito, molto spesso neanche Paul McCartney da solo.
Però, infatti, allora ricordiamo quindi, Patrizio, l'appuntamento, dacci tutte le coordinate e ricordiamo anche poi gli Il altri 3 componenti. aprile. Il 3 aprile al Teatro Lyric di Gabber di Milano, mercoledì 3 aprile alle 21. Quindi questo spettacolo qua, insomma, ci teniamo particolarmente perché per noi è la prima volta che veniamo a Milano Centro. Abbiamo suonato intorno ad Assago, a Monza, ma mai a Milano. Quindi il nostro esordio, diciamo, a Milano Centro, e ci Beh, teniamo insomma, qui su un teatro anche importante, perché insomma si chiama Teatro importante. Lirico, ma il sottotitolo che è sempre più ingombrante è Teatro Giorgio Gaber, È quello di quindi a Giorgio Milano è Gaber, tanta roba. è un grande nome, infatti quando ci è stato offerto, insomma, ci abbiamo ragionato bene, abbiamo detto potrebbe essere il teatro giusto, e quindi siamo sicuri che sia il teatro giusto e siamo sicuri di fare, insomma, una buona performance, insomma. Perfetto, allora Patrizio, io ti ringrazio davvero tanto. Appuntamento quindi il 3 di aprile al Teatro Lirico con Beatles Story. Abbiamo parlato appunto della storia dei Beatles, non possiamo quindi che non salutarci ascoltando un brano dei Beatles, dall'ultimo disco, se non sbaglio, dei Beatles, appunto Let It Be, l'ultima volta che si sono trovati tutti insieme in uno studios e hanno registrato questa fantastica traccia. Che quindi ti ringrazio, Patrizio, che ovviamente ascolteremo anche durante lo spettacolo, immagino, vero? Assolutamente, Ecco, ok, penso perfetto. proprio di sì. Biglietti disponibili su Ticket One, ok? Perfetto, grazie mille Patrizio. E allora andiamo avanti con i Beatles, Let It Be, qui alle 8:22, Crystal Radio. Good morning, Milano.